anche con Giulia Simi, possiamo ormai chiamare un'intervista rituale al congresso di Radicali Italiani. Giulia Simi, amica di Liberi TV, ci ha sempre dato delle buone informazioni e buone, diciamo, report su, anche sugli interventi che ha fatto. Ancora non ha fatto un intervento lei quest'anno, però ci ha, diciamo, un'importante rivelazione da dare a Liberi TV in esclusiva. Io le do subito il microfono, di che cosa si tratta e per tutti quanti, diciamo, coloro che ci seguono su Liberi TV. Allora, grazie. Diciamo, partiamo da prima una considerazione generale, che questo è un congresso non semplice, non facile, ci sono nuove candidature e come candidato al segretario Riccardo Maggi e come tesoriere il mio amico Valerio Federico. E probabilmente Rita Bernardini non si candida di nuovo, anche perché ha intenzione di fare il garante dei detenuti in Abruzzo, e che abbia successo in questo, perché non sempre mi sono trovata d'accordo sulla gestione di Rita Bernardini, però riconosco a Rita una grande capacità di occuparsi di giustizia, di carcere, di detenuti. In questi anni ha acquisito la capacità umana, ha acquisito anche la conoscenza, che è importante, e quindi credo che messi insieme questi due fattori sarebbe una grande garante dei detenuti per l'Abruzzo. Non so se ce la farà, perché come al solito qui bisogna dare ragione a Marco Pannella, esiste nei confronti dei radicali un certo ostracismo e una non informazione. Poi non so bene come sia stata condotta in Abruzzo da questo presidente questa candidatura. Ma allora, ritornando a noi, al congresso, questo congresso, io vorrei dire a Rita, a Marco Pannella, che è vero, il diritto alla conoscenza è fondamentale, è importante, la transizione verso la democrazia è importante questa campagna, però il diritto alla conoscenza deve essere accompagnato anche, non basta diritto alla conoscenza, anche la capacità delle persone di elaborare conoscenze, creare nuove conoscenze. Non basta solo conoscere, perché un cittadino sia veramente un cittadino e non un suddito del mondo. Quindi io sono d'accordo su questa campagna, però sono anche d'accordo anche su altre, cioè sulle altre battaglie che sono sempre state portate dai radicali, la battaglia di Valerio, che poi era anche la mia abitando a Siena, quella sulle fondazioni, sulle banche, la battaglia sulla trasparenza, o come la vogliamo chiamare, forse la parola trasparenza ormai è assai brutta, oppure la battaglia sui comuni, sulla legge costituzionale, sull'elezione, eccetera. Sono tutte battaglie importanti, anche perché è vero che abbiamo poche risorse, ed è vero, come dice, allora se abbiamo poche risorse bisogna puntare solo su una battaglia. No, perché se tu punti su più fronti, probabilmente aumenti le risorse, perché avvicini le persone che sono preoccupate sull'economia, avvicini le persone che sono preoccupate sul lavoro, avvicini le persone che probabilmente saranno sulle pensioni, eccetera. Avvicini tutte queste persone, che probabilmente le avvicini in questo modo, che poi ti appoggeranno, come sempre è stato, anche sulle tue battaglie tradizionali. Ed è importante questo, io la vedo in questo modo, non escludere l'uno. Questa era sempre stata un'idea della Bonino, cioè quella di tentare di aprire in qualunque modo tutti gli spiragli possibili, e da quello spiraglio poi iniziano anche le grandi battaglie. L'appoggio alla moratoria, l'appoggio sul Tribunale Internazionale erano sempre accompagnate da altre battaglie, perché avvicinava le persone, cioè le persone a volte non è detto, cioè purtroppo la cultura è questa, il giornalismo è questo, la stampa è questa, le persone purtroppo non sono
cioè ti parli del tribunale internazionale, non è che dico ma io ho mio figlio che deve trovare lavoro eccetera eccetera, te le puoi avvicinare anche in altri modi con le nostre proposte liberali, e quando si accorgono che cos'è il mondo radicale, quali sono le idee radicali, sta pur certo che queste persone ti danno risorse, energia anche per queste battaglie importanti. Quindi io ribalterei il discorso e direi anche a Rita, a Vatevecelio, di non avere questa ironia, ah, queste battaglie sono così belle, importanti, questa ironia la lascerei perdere. Allora, Walter Becelio ha usato, tanto per stare in linea con quello che dici, parlando dell'impegno nelle associazioni locali, che è una politica delle fontanelle. Non sono d'accordo, non sono d'accordo, perché i radicali non hanno mai fatto la politica delle fontanelle. Il radicale che si occupa anche del territorio non è mai un radicale che occupa della politica delle fontanelle, perché il radicale che si occupa del territorio poi va al comune e cerca di promuovere le delibere sull'AUS, anche questa delibera, io andrò ora al comune di Siena per questa delibera sul diritto umano alla conoscenza. Quindi il radicale è aperto a tutto, ma se no non ci siamo, non ci siamo. Allora, ritornando a noi, ritornando alla tua domanda, tenendo conto di tutta questa prospettiva e tenendo conto che non è che io voglio il consociativismo, come si dice? Consociativismo. No, ecco perché ogni tanto pronuncio consociativismo. Io credo che noi abbiamo bisogno di tutti, di posizioni diverse e di stima diversa e di stima reciproca. Quindi io voglio per questo motivo candidarmi, ora vediamo come si metteranno, ma ho l'idea, poi parlerò con alcune persone che mi sono care, amiche, per chiedere consiglio, vorrei candidarmi alla presidenza come presidente di Radicali Italiani. Per tutto questo, ora io è vero che non ho ancora fatto un intervento, anche perché mi devo iscrivere eccetera, però ho fatto un intervento su Sfida Radicale parlando di università e di scuola, perché poi anche qui quando si parla di diritto alla conoscenza, diritto umano alla conoscenza, è la scuola alla base di tutto, è l'università, è la cultura, è la conoscenza. Cioè se tu vuoi che le persone siano cittadini e non più schiavi di Facebook, più schiavi di informazioni che non sono informazioni ma sono pure, cioè parte dalla scuola, solo la scuola, solo l'università può aiutare le persone a essere libere. Perfetto, allora è molto bello questa cosa che c'è in questo congresso, che mi sembra abbastanza ma inconsueta rispetto agli ultimi congressi, cioè di questa anticipazione delle candidature affinché si possa avere anche un dibattito su questo, una raccolta un po' di impressioni e di umori su queste cose. È successo appunto con il segretario, ci stavano anche Mattia De Re, che però non ho visto, che si era già autocandidato da tempo. Insomma, il dibattito precongressuale, che è bello perché poi in questi 3 giorni non si riesce a consumare tutto e a sentire tutto e a poter meditare tutto, anche le candidature. Quindi questa cosa è molto importante, molto bella. Io, Giulia, ti auguro in bocca al lupo, noi siamo molto contenti di questa tua candidatura, speriamo appunto che tu possa formalizzarla e ovviamente che possa essere eletta. Grazie, grazie mille. Grazie. Ciao Giulia, grazie.